signore e signori, i ragazzi di Stella del Sud. Su con queste mani. La squadra gialla, capitanata da Vincenza De Girolamo. Amatore lo Iotile. Enica Saracino. Rossana Virgilio. Una coppia di ballerini, Luigi Racanelli e Domenica Spano. E per la squadra celeste, la squadra del cielo contro la squadra della terra, il capitano Paolo Vitucci. Da Bitonto Carmen Mattia. Elvira Pipino. Maria Teresa Semeraro. Rosa Coviello. Desiree Narciso. Vito Coviello. Bene, bene. Facciamo un applauso a questi nostri ragazzi, sono arrivati quasi fino in fondo. Oggi avremo modo di ascoltarli, di vederli, alcuni nel ballo, alcuni nel canto, però siccome qui c'è Miss Mondo Italia, qui c'è il patron Antonio Marzano, mi sono permesso di fare una cosa. In questa estate particolare abbiamo una fanciulla. Di solito me la presentavano in una maniera totalmente diversa, invece in questa serata, senza che nessuno mi venga a dire c'è una ragazza che disturba dietro, che vuole ballare, eccetera, eccetera, invece no, lei si è preparata per questa serata, ci rappresenta in Puglia perché è la nostra, ecco, regina pugliese per quanto riguarda il concorso Miss Mondo Italia. Signori e signori, accogliamola con un grande applauso, Loredana Di Biaso. Buonasera Loredana Di Biaso, facciamole un grande applauso. Benissimo, eccoci qua, grazie, grazie, sei molto gentile Tiziana. Buonasera. Buonasera, buonasera. Oggi invece con un look totalmente diverso, veniamo un po' un attimino qui. Hai visto chi c'è qui in giuria? C'è la una... più bella del mondo, sì. La più bella d'Italia che difenderà questo titolo nazionale in Cina il 30 di ottobre. Quindi noi ci faremo e un tipo... E gli auguro un bocca al lupo. Forza, forza, forza Giada. Giada ci rappresenta l'Italia, Loredana ci rappresenta in Puglia. In Puglia si mangia bene, non è vero? Certo. Certo, che hai mangiato oggi? Sentiamo. Bene in Puglia, voglio siccome dire. Tu sei arrivata oggi un po' in ritardo e ho saputo che sei stata a pranzo, sei stata 3-4 ore col tuo fidanzato, cosa hai fatto? Hai mangiato così tanto? Dove sei stata? Sono stata al ristorante. E che hai mangiato di buono? Io non ho capito, fatti privati. E lo so, vabbè, ma io ogni tanto chiedo sempre qualcosina di te, perché il tuo fidanzato me lo permette e io lo saluto e lo ringrazio ben volentieri, Antone, grazie. Oh, allora adesso io
Tu sei qua con me, intanto ben acconciata, un abbigliamento stupendo. Voglio ringraziare. Sì. Voglio ringraziare personalmente un amico che ci segue sempre nelle nostre manifestazioni. E tra l'altro questa sera noi dedicheremo metà circa, non dico metà, una parte, 20 minuti di serata a un momento moda importante con il nostro stilista Paolo Fumarulo, che io ringrazio, non so dov'è, sarà qui dietro le quinte, da queste parti? Sì, si sta preparando con tutte le fanciulle. Ecco, io intanto vado a salutare la giuria che è così composta da... Ecco, ringrazio nuovamente il patron di Miss Mondo Italia, Antonio Marzano, grazie e buonasera. La nostra Miss Mondo Italia 2010, Giada Pezzaioli. Buonasera ancora. E beh, una fanciulla che si distingue non solo dal colore dei suoi capelli. Qualcuno mi ha detto, dice, sembra la Maionchi da giovane. Da giovane. Molto, molto bella, molto, molto elegante, complimenti, molto abbronzata. Lei è un tecnico musicale, soprano di un grande artista, parliamo di Ennio Morricone, più volte con trasmissioni Rai, e stiamo parlando di Ida Decemvirale. Ogni tanto dico decennale, non so perché mi è venuta di sta cosa. Poi abbiamo, e ringrazio il corrispondente del settimanale Vero, Tommaso Martinelli, buonasera. Ed il giornalista Luciano Anelli, a voi il compito, buonasera, di decidere soprattutto su due esibizioni, anche se c'è un'esibizione composta da due ragazzi che balleranno e poi c'è un'esibizione a metà, questa è la novità di stasera, c'è un'esibizione a metà. Purtroppo non si è presentata la fanciulla, abbiamo più volte richiesto la sua presenza, non si è presentata, però abbiamo... intanto la lei che dovrà cantare, quindi è naturale che dovrà esibirsi, anche perché vuole farsi sentire dal pubblico, sia quello di piazza che quello televisivo, e quindi in automatico dovrebbe passare lei. Vabbè, lo decidiamo dopo, la giuria comunque credo ne sia al corrente. Intanto voglio ringraziare il consorzio di Cala di Rosa Marina per l'ospitalità e soprattutto la GST Group per la collaborazione. Ringrazio il signor amico fantastico Rosario, dove sei? Sei da queste parti? Sei contento e soddisfatto per questa serata? Hai visto quanto pubblico c'è? Questo è l'applauso che ti dedichiamo noi, a te. Grazie, siamo stati bene in queste tre serate. Allora, cara Loredana, adesso noi dobbiamo cominciare subito con lo show, tu lo sai, eh? Questo si fa adesso sul serio. Dobbiamo presentare, ci sono anche altri ospiti che sono venuti così a trovarci, ci faranno ridere tantissimo. E così mi hanno detto dietro le quinte, dice Cino, devi aspettare, ti faranno ridere. Ma speriamo, perché di solito ho sempre degli ospiti strani nel mio programma. Allora, che cosa vogliamo fare adesso, cara Loredana? Si balla? Ah, bene, allora presentiamo subito. Cominciamo con la prima match, Amatore Lo Iotile. Con il primo match di questa serata, ecco qua, un ragazzo nato in periferia. Dov'è, vieni qua, questi ogni volta... Caro Antonio, devi sapere una cosa, è stato tutta... Antonio è il nostro patrono di Miss Mondo Italia, Antonio è il fidanzato anche della nostra Loredana. Dovete sapere che questo ragazzo gira sempre dietro, sta sempre lì, eh? E la guarda, quando arriva in Cantedos, che te guardi? Tu devi ballare! Cosa c'hai qua dietro? Cappello. Il cappello. E cosa ti rappresenta questo cappello? In un'esibizione di Michael Jackson. Ah, tu sei quello che farà... quindi dovrai ballare. Sì, sì. Tu rappresenti la squadra? Della squadra gialla. Meno male. Meno male. Va bene. Attenzione. Sei pronto? Sì. Ok. Signori e signori, prima esibizione giuria, balla i pezzi di Michael Jackson, ma lui limita. Vai. As a camera to the booth, as a camera to the booth.
A casa. Va bene, allora, primo ragazzo, via. Secondo ragazzo, dica, faccia. Balla Vito Coviello. Oh, balla Vito Coviello. Balla Vito Coviello, bene. Buonasera. Buonasera. Buonasera, lei che c'ha la R? Qualcuno se la ride, non so se ha sentito, non ho capito, che vi ridete? La R, la R è sinonimo di signorilità, Chi c'ha la R? Lei di dov'è? Di Bitonto. Ah, di Bitonto, ho capito, va bene. Che giustamente bisognava... Che cosa fa lei qua in questo contesto? Ballo. Ballo? Ah, ballo. Che cosa balla? Un pezzo di pop. Ci ha fatto zighiozzo adesso? Va bene, signorina Pizzeria, cara Giada, va. Loro dal nord ci stanno guardando, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando al nord, tu sai che in Lombardia, in Veneto ci stanno guardando attraverso Play TV Italia, canale 869 di Sky, tanto frega nulla, devi ballare soltanto, vai. Ok, un applauso per lui. Americano.